Buongiorno, iniziamo questo incontro. Abbiamo il piacere di ospitare nello stand del Dipartimento della Protezione Civile Nadia Terranova, che è autrice, nasce come autrice per ragazzi, oggi è poi autrice per tutti e per un libro in particolare che Trema la notte, che è uno dei libri che noi abbiamo scelto e che è stato selezionato in questa biblioteca che vedete alle nostre spalle. Perché il Dipartimento della Protezione Civile è al Salone del Libro? È al Salone del Libro perché la storia del paese è in qualche modo anche la storia della Protezione Civile. Nell'altra parte dello stand viene proposta una ricostruzione della storia italiana segnata da una serie di eventi che sono gli eventi che hanno costruito il sistema di protezione civile e anche del nostro paese. Questi eventi, queste storie ci portano l'immagine di un paese esposto a moltissimi rischi, dove questo tema è decisamente immanente. L'approccio che il sistema di protezione civile ha nei confronti degli eventi e delle emergenze è un approccio tecnico, il tentativo di intervenire, di pensare, di organizzare. Noi vediamo gli eventi da quel punto di vista. Abbiamo pensato che dovesse essere utile cercare anche un'altra strada, che è quella di arrivare alle emozioni delle persone, quindi di provare a raccontare tramite, di partire a, ad avvicinare i temi della protezione civile dai racconti e dalle storie delle persone. Ed è nato da quello il progetto Equilibri di Protezione Civile che stiamo conducendo con Lucy, Giada Arena, che condurrà questa conversazione, content strategist e redattrice di Lucy. Abbiamo fatto una prima selezione di un centinaio di titoli di libri di narrativa, dove però il tema dei rischi e degli eventi, delle catastrofi, delle emergenze, ma non solo, in qualche modo è coinvolto. Questi libri sono stati scelti, sono stati commentati e vengono proposti alla lettura. È una biblioteca interattiva ed aperta, nel senso che le persone potranno proporci nuovi titoli e aggiungere in continuazione. La scelta è di provare in questo modo a proporre un nuovo modo, un approccio legato appunto alla storia delle persone e alle storie raccontate. Trema la notte è il libro di cui parleremo oggi e quindi passo la parola a Giada. Grazie. Per questa conversazione. Grazie mille, grazie Nadia, grazie Protezione Civile insomma a nome di Lucy e grazie a voi che ci state ascoltando oggi. Beh, partiamo subito da Trema la notte, questo tuo libro bellissimo, io ho amato moltissimo, del 2022, che racconta il terremoto poi seguito da un maremoto che il 28 dicembre del 1908 rase di fatto al suolo le città di Messina e di Reggio Calabria. Qua segnavo che insomma il numero di vittime non è chiaro, ma siamo sulle 80.000 persone. A memoria d'uomo si tratta della più grave catastrofe naturale in Europa per numero di vittime, il disastro naturale di maggiore dimensione che abbia mai colpito il territorio italiano. È un qualcosa che penso che inevitabilmente abbia poi un impatto sull'identità di un territorio e dei suoi abitanti. Quindi volevo chiederti, da donna, da scrittrice e soprattutto da messinese, come questo evento ha impattato la tua identità, la tua memoria e perché hai scelto di raccontarlo poi per Trema la notte? Allora, intanto grazie dell'invito, mi piace moltissimo parlare in questo contesto perché sono sempre più dell'idea che i libri debbano uscire da contesti solo esclusivamente promozionali o strettamente letterari, che è naturalmente il nostro mondo, il mondo di ogni lettrice, lettore e scrittore, però stare qui mi fa capire che tutto quello studio, quel lavoro che ho fatto prima di scrivere il libro ha avuto un senso, perché gli anni che hanno preceduto la stesura di Trema la notte, quindi mi avvicino già dalla tua domanda, sono stati anni di grande studio diverso dai miei romanzi precedenti. Io ho scritto sì libri per ragazzi, ho scritto tre romanzi per adulti, fa strano dirlo così, in realtà il percorso è stato sempre parallelo. A parte editorialmente c'è stata una sfalsatura, però in realtà il mio primo romanzo era appunto per cosiddetti adulti, anche se è uscito leggermente dopo. E ho sempre fatto uno studio che era uno studio sui personaggi, prima di mettermi a scrivere. Sono abbastanza veloce nella scrittura, ma faccio un grande lavoro di scavo, di cova prima. Però nel momento in cui ho approcciato il terremoto del 28 dicembre 1908, e ora vengo anche alle cifre, perché c'è
un motivo per cui le cifre sono imprecise, un motivo esatto, mi sono accorta che nonostante fosse completamente nel mio DNA, io sono nata a Messina, sono nata nel 1978, quindi esattamente 70 anni dopo l'Apocalisse, ma nonostante questo non riesco a ricordare la prima volta in cui mi è stato raccontato del terremoto, perché è una di quelle cose che ho sempre saputo, cioè chi nasce in un territorio più che ferito, dove si è aperta una voragine, nasce dentro una ferita gigantesca. Io ricordo da sempre di aver avuto in casa libri come Messina prima e dopo il disastro, Messina prima del 1908, con queste ricostruzioni, e di avere sempre saputo di essere nata in un posto giovane ma senza freschezza, senza la freschezza della gioventù, un posto giovane perché la mano della terra, di un dio, di una dea, di una faglia che improvvisamente si apriva, aveva completamente raso al suolo una sorta di Eden precedente. Questa è la realtà che io ho vissuto in maniera identitaria, proprio costitutiva, da persona che è nata sullo stretto e che sa che tutta la sua vita, e non basterà neanche quella, sarà una ricucitura di una voragine. Perché le cifre sono inesatte? Sono inesatte perché sono approssimative, perché sono andati dispersi anche gli uffici dell'anagrafe. È vero, non c'è nella storia dell'Europa un evento che cancella in maniera così importante l'identità di due città, che sono Messina e Reggio Calabria. Un'altra delle cose che sono successe mentre studiavo questo libro era cercare un nome per questo evento. Sembra una cosa banale, no? Il terremoto, perché per noi è sempre stato soltanto il terremoto, e già questo è parzialmente inesatto perché è stato soprattutto un maremoto. Però diciamo che per dire di dove, mentre se uno dice il terremoto dell'Aquila o il terremoto delle Marche è subito identificabile, se dice il terremoto di Messina dice una cosa inesatta, intanto perché si dimentica di Reggio Calabria e poi perché in realtà è stato il terremoto delle due coste, quindi anche con tutti i paesi limitrofi di una costa e dell'altra. Quindi un'espressione che era stata trovata era il terremoto calabro-siculo, però è un'espressione infelice perché coinvolge entrambe le regioni, quando invece stiamo parlando di una porzione di paese che non è una regione politica, ma è una regione fisica, che è lo stretto. Non è una regione che ha una provincia che è stata riconosciuta, ma io so da scrittrice e da nata lì, come prima cosa, che io non sono nata, sì, sono nata sulla costa siciliana, ma io non sono soltanto siciliana, io appartengo allo stretto, a questa dualità in cui, permettetemi di dirlo, c'è già un ponte che è il mare, non c'è bisogno di altri ponti, perché pontos, tra l'altro in greco, è proprio la divinità del flutto, la divinità del mare, quindi noi abbiamo tutto quello che ci serve a unirci e a separarci, non c'è bisogno di altro, c'è bisogno invece di potenziare molto quello che c'è lì. E quindi l'espressione che poi ho trovato è quella di terremoto dello stretto, che significa anche terremoto che si è sentito fino quasi a Catania, no? Perché comunque lungo tutta la costa orientale, d'altra parte fino a Capo d'Orlando, e che ha compreso le isole Eolie. Trovavo racconti di eoliani che dicevano di essersi affacciati sulla spiaggia quella mattina e di avere visto l'alba di un colore diverso, e quindi dal terremoto dello stretto sono partita, e dentro quella realtà, dentro quei numeri spaventosi, mi sono immersa. Volevo collegarmi a quello che raccontavi, per restare sempre un pochino nell'argomento della memoria, che è molto importante, una memoria cancellata, una memoria ritrovata, una memoria anche rifiutata, come nel caso dei protagonisti del tuo libro, in modo anche poi liberatorio sotto certi aspetti. Però appunto, inevitabilmente gli eventi catastrofici mutano la memoria dei luoghi. Penso anche per esempio agli edifici monumentali distrutti, la famosa palazzata di Messina che venne distrutta nel 1908. E così poi anche la memoria, quella narrata, un pochino viene persa, perché chiaramente si pensa al numero di vittime, state cancellate delle generazioni. Quindi mi chiedo, e te lo chiedo più da messinese che da scrittrice forse, come si ricostruisce la memoria di un luogo del genere? Per esempio, non so, ricordi, racconti di tuoi avi, in che modo questa cosa poi forse magari ti ha anche ispirato, non lo so, nella tua narrazione?
Sì e no, nel senso che nascere 70 anni dopo e nascere in una città sterminata, che è stata sterminata, significa due cose. Intanto crescere sopra i morti. Messina è stata ricostruita 3,5 metri sopra, perché si è ricostruito sopra le macerie. Quindi noi sappiamo che, se voi avete presente qualche foto di tutti quei cadaveri che sono stati poi portati appunto sulla parte che prima era il porto, che tutti i cadaveri non sono stati estratti. Messina è oggi una città di spettri, a tutti gli effetti, ci si creda o meno, a Messina convivono i vivi e i morti, ma proprio è una sensazione tangibile, un po' ancora mortifera, che ci portiamo dietro. E non soltanto, anche di vita, perché la vita e la morte coincidono sempre, vivono sempre accanto, però in quelle settimane erano molto molto, diciamo, il confine era come se non ci fosse, il varco si era completamente aperto, perché c'erano morti dappertutto, vivi che non capivano neanche di essere vivi, perché se perdi un pezzo di una cosa ti senti un sopravvissuto, ma se hai perso tutto ti chiedi se sei veramente vivo, perché il paesaggio è anche umano intorno a te non lo riconosci più. Quindi la mia famiglia, per esempio, come quasi tutte le famiglie messinesi, che è messinese da secoli, da generazioni, veramente anche arrivando fino al 500 non ci sono non siciliani, sono l'unica che è andata via dalla Sicilia, la prima, diciamo, quindi la prima traditrice, mia figlia è nata a Roma, spezzando una catena secolare. Mi sento molto in colpa per questo, forse per questo continuo a scrivere di Messina, però è andata così. Quindi loro abitavano nel circondario, erano dei paesini di limitrofi, erano messinesi di Tripi, di Falcone, e naturalmente poi sono venuti a Messina a ripopolare. Quindi da un lato si è sempre detto i messinesi non esistono più, vero, perché i messinesi del centro non sono più esistiti, o quasi, rimaneva un superstite che spesso andava via, ma in realtà noi siamo messinesi venuti a ripopolare appunto questo centro completamente vuoto. E quindi le memorie che io ho direttamente del terremoto sono memorie di chi stava sulla costa. La mia bisnonna, per esempio, ricordava appunto questo grande allagamento, ricordava a mia nonna, io non l'ho mai conosciuta, mia nonna invece era nata nel 26, quindi insomma non troppo dopo, questo grande allagamento di tutta Scaletta Zanclea. Non a caso io faccio partire la mia protagonista proprio da Scaletta Zanclea. Però c'era un'omissione nella mia famiglia che era buffa, e ve la racconto brevemente, perché non è un ricordo, non è uno dei soliti ricordi, dei rumori, dei boati, quelli li sono andati a leggere, ma noi avevamo certi parenti in America che una parte della famiglia non conosceva, cioè non sapeva proprio della loro esistenza. A un certo punto, quando io ero bambina, questi parenti vennero in Italia e ricordo che c'era un grande imbarazzo, e io chiesi appunto a mia mamma: perché non andiamo anche da quell'altra parte di famiglia? E mia madre mi disse: perché loro non lo sanno, dopo il terremoto le famiglie hanno preso altre strade e quindi loro non sanno di avere anche quel pezzo di famiglia. Io non ho poi mai indagato, dopo ho fatto delle ipotesi, però ho capito una cosa molto importante e poco detta, cioè che, come accade nel Fu Mattia Pascal di Pirandello, quando tu perdi tutto e cambi anche vita, cognome, come vi dicevo sono stati distrutti tutti gli uffici dell'anagrafe, tu puoi anche scegliere di non essere più quello che eri, anche da un punto di vista familiare. E poiché parliamo dei primi del Novecento, quindi di un momento in cui non c'era il divorzio, se volevi non avere più un marito o una moglie doveva morire, quindi non c'era un'altra possibilità, non c'era la possibilità di distaccarsi così tanto dalle famiglie come magari oggi un po' di più. In realtà ho capito, e questo poi per le storie che sono andata a raccontare è stato importante, che io da quell'apocalisse potevo prendere anche un grande senso di libertà, oltre che di fine. È bellissima questa, perché è un retroscena poi di quello che effettivamente hai scritto nel tuo libro, perché entrambi i protagonisti, non voglio fare troppi spoiler perché magari qualcuno non l'ha letto e lo leggerà dopo questo talk, diciamo che usano anche paradossalmente a proprio vantaggio questo momento di grande distruzione e di apocalisse, di fatto. Ecco, a proposito di apocalisse, io avevo letto o ascoltato, non mi ricordo, una tua intervista che mi aveva colpito, che parlava proprio di Trema la notte, in cui tu descrivevi il libro come la descrizione di ciò che succede
un attimo dopo della fine, dell'apocalisse, della fine di tutto, immaginario fine di tutto, e lo sveli con grande potenza e poesia, è proprio di fatto quasi il ritorno a una sorta di stato di natura che poi, insomma, che riguarda le esigenze più basilari, insomma, il modo in cui descrivi la sete dei tuoi personaggi è una cosa che mi ha fatto rabbrividire mentre leggevo, ma così anche poi le riflessioni più quasi filosofiche, come quelle legate all'identità, alla fuga da un passato opprimente e soprattutto la possibilità di riscrivere la propria storia. Però volevo farti una domanda forse un po' speculativa, però vabbè, mi piacciono queste cose, visto che hai fatto poi degli studi filosofici, quindi insomma mi sembra un qualcosa che potrebbe essere fecondo. E è un libro che mi ha anche ricordato molto banalmente, diciamo, la piccolezza della nostra specie davanti a questi eventi naturali che sono purtroppo inevitabili, sono frequenti. Prima che tu arrivassi parlavo con Roberto del fatto che, insomma, lo stretto è purtroppo una delle zone sismiche più attive e pericolose, insomma, d'Europa. E quindi in un'epoca poi di antropocentrismo, che è quella poi che viviamo, volevo chiederti quale sia, diciamo, la tua visione del rapporto tra uomo e natura nel contemporaneo e anche se ci sia stato questo tipo di ispirazione poi nella tua costruzione del racconto dei personaggi. Sì, assolutamente, senz'altro. Io ho un approccio stregonesco alla vita, quindi comunque fatico a sentirmi disgiunta dal tutto, no? dal territorio, dalle altre specie animali. Non vivo proprio immersa nella natura, pochi di noi lo fanno, è una scelta abbastanza decisa che non sempre ci possiamo permettere, però diciamo che quando sto dentro la natura, anche la natura più urbanizzata, quindi non necessariamente lontano da tutto, sento che qualcosa va a posto e credo che sia una sensazione di cui dovremmo avere più cura in generale nella vita, perché voi lo sapete benissimo dal momento che spesso i dissesti vengono anche da questo squilibrio che portiamo nel mondo che ci circonda, quindi io credo che in questo momento più che mai il pianeta ci stia segnalando che l'incuria fa male a noi e quindi questa è una cosa di cui con piacere noto che soprattutto voi e le generazioni più giovani avete molta cura, molta attenzione. Di sicuro un grande evento ridimensiona tutto quello che siamo. È forse banale da dire, però nella nostra frenesia di ego, che esiste perché siamo umani anche in quello, un evento grande, anche nelle nostre vite private, in qualche modo ci fa vedere il tutto e quindi ci mette al giusto posto, che non è poco, perché comunque il posto che occupiamo sulla Terra, anche quando ci sentiamo piccoli e impotenti, è invece sempre un posto grande e possiamo fare tantissimo nelle nostre vite. Ovviamente scrivere questo libro mi ha anche fatto sentire molto schiacciata in un baratro, però quando io inizio un attimo prima, io colgo i miei due protagonisti, sia a Messina che a Reggio Calabria, Barbara e Nicola, la sera prima del 28 dicembre, quindi la sera del 27 dicembre. Una va a teatro a vedere la Ida, non è un'invenzione letteraria, è andata davvero in scena la Ida quella sera a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, e la Ida, come sapete, finisce con due amanti sepolti vivi, quindi fu considerato a lungo una sorta di presagio. E ci fu anche a Reggio Calabria l'accensione delle luci proprio del sistema di luci, quindi c'erano questi due eventi speculari e fortemente simbolici che in qualche modo davano l'idea che qualcosa di importante stesse accadendo, cosa però poi nessuno poteva immaginarlo. E con loro sono sprofondata in questo perdere tutto. Io non ho raccontato due personaggi felici che partivano da idilli, dall'avere famiglie felici, sono due personaggi che in qualche modo stavano già cercando di liberarsi dalle loro catene familiari. Però tra il sognare di essere soli al mondo e il vederlo davvero intercorre una grande differenza. E quindi ho visto con loro il baratro, non sapevo dove sarei andata quando ho cominciato a scrivere la trama del libro, però ho visto che quando si è così schiacciati proprio dalle crepe di questa grotta dove sembra di essere finiti, di essere schiacciati, si apre la luce. E quindi alla fine questo è risultato un libro che va verso la luce più di altri miei, nonostante parli di un fatto ancora più tragico di quelli che ho sempre raccontato.
Se posso, questa sensazione che tu dici, che di passare dal baratro a un momento di luce, è molto evidente leggendo il libro. Si apre un po' il respiro mentre lo leggi. In questo è uno dei punti su cui il sistema di protezione civile si interroga, e cioè situazioni, come l'hai detto tu, la natura ci avvisa, la natura ci comunica, i rischi sono noti oggi. Perché poi in realtà l'uomo non affronta questi rischi in una forma razionale? Tu hai parlato di una dimensione della vita che non è semplicemente concreta, pratica, ma anche una dimensione metafisica. In questo noi stiamo cercando di cogliere, perché i temi dei rischi sono talmente impattanti sulla vita delle persone che quello che non ci rendiamo conto è di come non sia possibile, da questa visione così immanente, così importante, il rischio è così forte, così evidente, non ci sia un'azione razionale coerente. Ecco perché cerchiamo di approcciare il tema non più solo con il messaggio razionale e può succederti questo e si può fare questo, ma provare a fare scattare quelle molle che oggi non tante volte scattano. Nel libro tu parli anche a un certo punto di i commenti sui giornali del giorno dopo, dove si va a cercare dove l'origine del terremoto era la premonizione, la donna in tribunale che aveva mandato la maledizione. In realtà anche oggi a volte quelle cose che tu scrivi e le ambienti nel 1908 non sono molto diverse da quelle che leggiamo a volte sulla stampa oggi. Sì, è più facile darti una risposta del genere, è più, riusciamo a viverla più facilmente. Allora, io diciamo sposto la risposta su due piani. Da un lato c'è naturalmente quello della razionalità, per cui noi sappiamo che c'è una sola ragione per cui questo terremoto è accaduto, ed è che si è aperta una faglia. Non ce ne sono altre da nessun punto di vista. D'altro lato, ognuno di noi, che sia religioso, cristiano, di qualsiasi religione, completamente ateo, laico, sa che comunque c'è nel mondo nel proprio mondo una forma di senso che nella propria vita è necessario ricostruire, perché se noi anche nella maniera più razionale possibile non ci diamo delle ragioni, non cogliamo di essere comunque in qualche modo parte non di un disegno ma di una forma di energia universale, la nostra vita inevitabilmente piano piano si inaridisce, senza nulla togliere appunto alle spiegazioni razionali. Quando io sono andata a studiare ho trovato tanti di questi episodi, tanti, a volte erano raccontati in maniera evidentemente manipolativa per dare delle colpe anche politiche, non soltanto per dare delle colpe che servissero a giustificare un indicibile. A volte però erano come delle tracce, semplicemente raccolte nell'aria, e questo era il filo rosso che mi piaceva di più. Cioè, può accadere che qualcuno avverta qualcosa prima di altri, può accadere perché siamo animali, perché la terra scorre sotto i nostri piedi e lì, e quindi anche questi movimenti da qualche parte arrivano, perché il cielo ha sempre influenzato l'agricoltura, perché, e quindi anche tutti i nostri movimenti, perché siamo fatti comunque anche di sostanze di cui sono fatti anche altre creature viventi. Quindi ho cercato di tenere questi due piani molto distinti, che poi corrispondono alle mie due anime. Io sono una persona molto razionale ma contemporaneamente molto in dialogo, anche altrimenti non farei la scrittrice, non passerei anni e anni a raccontare mondi che non esistono finché non li metto sulla carta. Quindi mi sembrava anche che questo terremoto fosse proprio l'occasione giusta per far parlare questi due piani, anche attraverso questa estesa simbolica dei tarocchi che per me è lì e che non vuole essere naturalmente una spiegazione, ma come accade a volte con le carte, vuole essere una lettura, una lente attraverso cui possiamo decidere anche di guardare il mondo. Volevo collegarmi a questo, perché è molto bello quello che hai detto del fatto che sì, che alla fine siamo degli animali, quindi sarebbe anche forse presuntuoso ritenere che il territorio, l'ambiente che ci circonda, in maniera più macroscopica l'universo, non abbia alcuna influenza su di noi. E devo dire che ho riflettuto su questa cosa ultimamente, mi ricordo ne avevamo parlato brevemente al telefono quando ci eravamo sentite, su come il territorio possa influire sul lavoro, sul linguaggio, sull'ispirazione degli scrittori che da quel territorio sono generati. Quindi per esempio
Beh, tu hai ricostruito recentemente tutta una serie di leggende della tua terra. Non mi ero stato qui, che è uscito per Bonpiani, che è un libro per ragazzi, quindi anche un po' ricostruito la mitologia di quel territorio. Però poi penso più recentemente, io amo moltissimo Goliarda Sapienza, è stato il centenario della sua nascita, e non so se per suggestione lei, catanese, ha una scrittura che io trovo assolutamente tellurica, vulcanica. Che insomma ricordo anche una bella prefazione che scrisse Dacia Maraini alla sua Lettera Aperta, in cui descriveva questo suo linguaggio siciliano tutto passione ed esplosioni. Ora tu cosa pensi di questo, da scrittrice siciliana, anche se chiaramente di un altro territorio rispetto a Sapienza, però inevitabilmente forse influenzata anche dalla caratteristica della tua terra? Beh, no, l'Etna, che chiaramente appartiene ai catanesi come ai messinesi appartiene allo Stretto, però è un vulcano che io sento molto vicino, perché anche perché l'Etna e lo Stretto si parlano, sono comunque non soltanto vicini, ma sono anche legati, cioè il nostro territorio è un territorio sismico, questo non lo devo certo spiegare io a voi, perché è un territorio vulcanico, e l'Etna è comunque alla nostra destra. Messina è un anfiteatro affacciato sul mare, l'Etna è proprio come un braccio per noi. Dal lungomare di Reggio Calabria è molto bello, perché si traversa tutto lo Stretto, si vede insomma così camminando, e a un certo punto compare la cima del vulcano, e lì da Reggio, più forse che da Messina, capisci quanto sono legate. Allora, io ho sempre scritto in maniera molto legata ai luoghi, anche quando non ho ambientato le mie storie in Sicilia. Per me scrivere significa innanzitutto visualizzare, anche se scrivo una storia di invenzione, anche in una città fantastica, io la devo vedere, la devo comporre anche con elementi di geografia che conosco. Non riesco a scrivere un dialogo tra due persone anche senza didascalie, senza sapere io dove si trovano. Ci sono ovviamente scrittori che non lavorano così, però questo significa che per me, nella mia scrittura, anche da un punto di vista linguistico, l'erosione del posto è molto forte. Io non uso tantissimo il dialetto, uso soltanto a volte delle espressioni, però tutto il sistema di costruzione delle frasi o di struttura linguistica che aderisce sempre, per me, perfettamente alla trama, viene da una consapevolezza linguistica molto forte. Poi vi racconto questa cosa: io nasco in una famiglia in cui si parla solo italiano, non dialetto, perché mia nonna era maestra, quindi teneva moltissimo all'italiano. Parlare in dialetto in casa era proibito, perché per lei l'italiano era la lingua che unificava i suoi alunni di qualsiasi estrazione sociale, quindi a casa c'era chi parlava dialetto, chi parlava italiano, ma in classe tutti parlavano italiano, e così in famiglia, mia madre, i miei zii, io che ero la prima nipote. Però mia madre invece era molto giovane, si era appena laureata, voleva fare la ricercatrice, cosa che poi ha fatto, e in quel periodo insegnava in un asilo per mantenersi, un asilo di frontiera, quindi un quartiere dove tutti parlavano dialetto, i bambini, e mi portava con sé. Quindi io verso i 4-5 anni mi trovo catapultata in questo asilo dove tutti parlano dialetto. In Erasmus. Ho fatto il mio primo Erasmus, e soprattutto, contrariamente a quanto avviene di solito, no? Per cui il dialetto è la lingua che parli in famiglia e poi l'italiano è la lingua che ti serve per farti accettare in società, per me è stato esattamente l'opposto. Quindi io mi ritrovo a 6 anni con un vocabolario dialettale perfetto, io parlo dialetto benissimo, unica nella mia famiglia, mia madre mi chiama come interprete delle volte, perché io parlo dialetto perfettamente, avevo il fidanzatino piccolo che parlava solo dialetto, tutti i bambini. Quindi a un certo punto mi decido, comincio a parlare anche dialetto a casa, e loro rimangono allibiti, non capiscono come ho imparato. E quindi io sono molto affezionata al dialetto, è la mia lingua sociale a tutti gli effetti, è sempre stato così, e in qualche modo nei libri trovo sempre un momento, un modo per citare qualcosa che si può dire solo in dialetto. Senti, invece volevo avvicinarmi verso il finale chiedendoti una cosa, perché appunto poi per preparare questo talk sono andata a recuperarmi un paio di interviste, di cose come dicevo prima, e a un certo punto tu usi una definizione bellissima, tu dici che lo Stretto è palindromo. Io sono di origine di Reggio Calabria, la mia famiglia è di Reggio Calabria, quindi mentre leggevo questa cosa dicevo: aspetta, voglio saperne di più. Quindi potresti spiegarci questa tua concezione dello Stretto palindromo?
Sì, pensate al nome Anna, no? Che è una mia amica, tra l'altro nata a Reggio Calabria e che vive a Messina, quindi pienamente palindroma, si può attraversare in un senso o nell'altro e non cambia, e lo stretto è così. Io, al contrario di alcuni messinesi, non mi sono mai sentita in contrapposizione a Reggio, sapete che c'è ovviamente anche questa gara un po' come sempre tra le città gemelle, a volte anche soltanto scherzosamente calcistica. Invece io mi sono sempre sentita di appartenere a entrambe. Quando vado a Reggio, questa cosa di vedere Messina da quella prospettiva per me è fortissima. Io quando scendo in treno da Roma, appunto dove adesso vivo, la prima cosa, non prendo mai l'aereo, prendo sempre il treno, arrivo a Villa San Giovanni, salto sul traghetto, e l'avvicinarsi alla mia città per me è quello, proprio ricordarmi pienamente di questa natura duale, palindroma, sì, e viceversa l'andarsene è uguale, perché mi lascio una casa alle spalle e vado verso un'altra casa. Molto bello. Scusa, per chiudere, volevo fare una domanda anche a te, Roberto, così io faccio poltergeist a sorpresa. Perché appunto, cioè, una cosa che ho trovato interessante, che non sapevo, perché appunto io per preparare questo talk ho scoperto tutta una serie di cose che non sapevo assolutamente e che adesso io condivido anche con voi, perché insomma sono cose utili. E appunto, e il terremoto, questo terremoto di Messina e di Reggio Calabria, il terremoto dello Stretto, segna l'inizio dell'azione dello Stato per la riduzione degli effetti sismici sui terremoti, sulle costruzioni, e proprio nel 1909 viene introdotta la classificazione sismica del territorio, le norme per costruire. Quindi, domanda forse banale da profana, ma come possiamo fare prevenzione, prenderci cura un po' di più, un po' meglio, dei nostri territori che sappiamo essere fragili? Quindi forse anche la fuga da questa consapevolezza, che è totalmente umana, come dicevamo prima, forse non è la strategia migliore, ecco. Assolutamente, io credo che una parte della risposta ce l'ha data anche Nadia prima, e cioè ascoltare i luoghi dove viviamo, cercare di capirli. Oggi le conoscenze scientifiche sono molto più avanzate dell'epoca. La prima classificazione era una classificazione di natura storica, e cioè i terremoti che si verificavano a partire da quell'anno venivano identificate e quelle zone venivano classificate come tali. Oggi la classificazione sismica parte da elementi tecnici e scientifici, cioè la conoscenza del sottosuolo, quindi è cambiato. Oggi ci sono gli strumenti, io penso che la tecnologia oggi ci offre la possibilità di sapere molto bene le condizioni di rischio dei nostri luoghi, dei nostri edifici, ma è una ricerca che tendenzialmente le persone non fanno. Quando cerchiamo una casa nuova ci informiamo sul quartiere, ci informiamo magari sui vicini di casa, ma non necessariamente ci informiamo sull'edificio che andiamo ad acquistare, e se quell'edificio è sicuro o non è sicuro, se la zona presenta dei rischi, benché queste informazioni siano disponibili. C'è un tema di allontanamento dal pericolo, dal rischio sicuramente. Io credo che c'è anche un tema di incapacità di ascolto. La nostra società dove si parla tanto e si ascolta poco. Il sistema di protezione civile cerca di proporre una visione, anche della visione dell'amministrazione pubblica. Noi siamo una pubblica amministrazione un po' diversa dal solito. Dalla pubblica amministrazione ci si aspetta che ci parli, ci dia delle regole, ci dia degli indirizzi. Noi cerchiamo quelle regole, quegli indirizzi, di farli partire dall'ascolto delle persone, dalla conoscenza, dal cercare di fare sistema. Il sistema di protezione civile italiano, il dipartimento che io, dove io presto servizio, è un po' un anello di congiunzione di una serie di strutture, perché si è scelto di non delegare a qualcuno il tema di occuparsi dei rischi e della sicurezza, ma di coinvolgere tutti. E oggi qua tra noi ci sono anche tanti volontari di protezione civile. Il volontariato è una manifestazione di una società civile partecipe, attiva, che diventa pieno strumento di questa sicurezza. Allora forse l'indicazione che ci dice, cioè che bisogna ascoltare i luoghi, bisogna ascoltare le persone, io dico anche bisogna ascoltare le storie. Parlando con Giada prima di accoglierti, ho detto che da questo nuovo percorso che noi stiamo avviando di provare a entrare nel tema dei rischi anche dalla porta della letteratura, traiamo un insegnamento. Di solito l'approccio dell'amministrazione è quello di allontanare le persone e le storie per poter gestire in maniera, diciamo, razionale gli eventi, invece forse la migliore gestione razionale prevede che queste storie noi le ascoltiamo tanto. La vita dei protagonisti del libro, come hai detto tu, paradossalmente la calamità è un elemento di svolta anche positivo,
noi è una cosa che tendenzialmente rifiuteremmo, invece dovremmo saperlo scogliere forse. Beh, allora, devo dire che ci vuole il coraggio della letteratura per arrivare a questa conclusione. Non è che sia stato facilissimo anche per me, perché prima di scrivere il libro io non lo sapevo. Quello che sapevo era che non volevo idealizzare le condizioni di partenza, perché per fare un buon lavoro letterario, prima ancora che umano, bisogna tenere conto che non si può epicizzare in maniera banale, cioè non si può dire si era felici prima, arriva il terremoto, si è perso tutto. Quindi ho cominciato descrivendo delle famiglie abbastanza complesse, anche problematiche, e poi mi sono accorta di questa possibilità. Qualcuno l'ha interpretata come una possibilità religiosa di salvezza. Io non so se sono andata davvero in quella direzione, però scoprirla è stata una scoperta molto liberatoria anche per me, il che non vuol dire che dobbiamo aspettare un terremoto per essere liberi o felici, ma che forse può servirci al racconto che facciamo delle cose che invece subiamo, su cui non abbiamo possibilità di incidere, anche invece la costruzione di una diversa forma di libertà. Assolutamente, perché dai rischi oggi ci si può difendere, dobbiamo trovare il modo per agganciare questa dimensione all'interno della vita delle persone. Io ringrazio moltissimo Nadia Terranova. Grazie, grazie Nadia, grazie. E grazie a tutti voi per essere stati con noi. Grazie mille.